Entangled significa letteralmente aggrovigliato, intrecciato. È quello che si usa, per esempio, per descrivere la situazione del filo dell'aquilone di Charlie Brown, che tipicamente si aggroviglia su se stesso e il povero Charlie non è poi in grado di districarlo. In fisica dei quanti, il termine entanglement serve a descrivere una situazione di un sistema fisico composto da più parti, per esempio da due particelle, in cui le proprietà della singola parte sono intrecciate con le proprietà dell'altra e non è possibile determinare quanto valgono per ciascuna di esse, non è possibile quindi districarle. Si conosce la proprietà del tutto, ma non si conoscono le parti. Nel caso di due particelle in uno stato entangled, le proprietà sono fortemente correlate e questo stato permane anche se le particelle si allontanano e vanno a finire in posti molto distanti uno dall'altra. Nel caso dei fotoni entangled, la grandezza normalmente correlata è la polarizzazione. I fotoni, come è noto, sono quanti di luce, cioè di un'onda elettromagnetica che è costituita da un campo elettrico e un campo magnetico che oscillano in direzioni perpendicolari e si propagano nello spazio. La polarizzazione descrive proprio la direzione in cui vibra il campo elettrico. Quindi è possibile generare dei fotoni entangled in polarizzazione in maniera tale che le polarizzazioni dei due fotoni siano la stessa. Una volta prodotti questi fotoni in uno stato entangled, si possono separare e si allontanano, vanno a finire in due posizioni distanti, chiamiamole A e B, dove ci sono degli osservatori convenzionalmente chiamati Alice e Bob. Quando Alice riceve il fotone, non conosce in che direzione vibra il campo elettrico associato, ma può misurarlo e può ottenere un certo risultato, per esempio una polarizzazione verticale. Quello che succede è che istantaneamente il fotone di Bob, che sta a centinaia e migliaia di chilometri distante, assume anche lui una polarizzazione verticale. La misura sul fotone provoca un cambiamento delle proprietà dell'altra particella a distanze molto molto grandi. È come se ci fosse un'azione a distanza fantasma, queste sono parole di Einstein che era molto disturbato da fenomeni di questo tipo, che fanno parte della fisica dei quanti, cioè a dire quello che succede a un sistema non dipende solo dalle situazioni del suo interno, ma può dipendere da qualche cosa molto molto lontano. Questo tipo di studi sono stati poi verificati sperimentalmente in maniera molto accurata, fondamentali per la nuova disciplina dell'informazione quantistica. Per esempio è stato possibile trasferire le proprietà di una particella da un punto a un'altra particella che si trovava molto lontano dalla prima, in maniera tale che la seconda particella è una copia della precedente, il cosiddetto teletrasporto quantistico.